Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il recap di oggi vede l'alzamento, se così si può dire, della vita. Molte di noi donne non indossano volentieri la vita bassa per tante ragioni, perché non siamo scolpite, non siamo perfette, quindi i rotolini, comunque la non praticità della vestibilità del pantalone ci porta a richiedere e a voler indossare i pantaloni a vita alta. Ma oltre che risolvere un problema pratico con i consigli che vi darò, chiaramente mi piace sempre darvi anche un input, un consiglio per come rendere il tutto in maniera originale, ma anche di tendenza. Per cui ho preso un mio pantalone a vita bassa, nel senso arriva in un punto in cui non è proprio a vita normale, quindi mi dà fastidio, sto sempre a tirarlo su. E un altro pantalone che ho già sfruttato tanto, ma che basta, adesso lo posso utilizzare per un'altra cosa. Quindi io prenderò una parte di questo pantalone che poi aggiungerò al mio pantalone a cui alzare la vita, e farò una vita molto alta, a tratti diventerà una sorta di corpetto. Ma apro una parentesi e la chiudo, diciamo banalmente, la vita del pantalone si può alzare utilizzando un altro pantalone, per esempio, e magari ritagliare tutto intorno la cintura. Adesso io questo non lo faccio, magari lo faremo in un altro reshape. Oggi mi piace farvi vedere invece l'aggiunta di un materiale diverso. Immaginate questo ritagliato e attaccato come se fosse una doppia cintura. In questa maniera rendete il pantalone sia particolare ma anche indossabile e appunto a vita alta. Questo non lo facciamo, mi concentro invece sulla realizzazione di un nuovo pantalone a vita alta con l'inserimento del tessuto tipo vernice. Procedo. Sfrutterò al massimo la parte più importante di questo pantalone. Arriverò quasi a tagliare all'altezza del cavallo, prima ancora che curva il cavallo, quindi laddove la linea delle due cuciture sia davanti e dietro, rimane ancora per un tratto dritta e poi curva. Questo è il pezzo tagliato che va letteralmente cucito al resto del pantalone, ma dobbiamo come sempre pensare alla vestibilità e alla praticità appunto della vestibilità stessa. Per cui intanto mi ritrovo chiaramente una parte di vecchio pantalone ritagliato molto alto, come vedete, ma con questa sagoma che chiaramente non seguirà più il mio corpo, perché mi ritroverò questa parte un po' come una sorta di bustier, quindi devo un attimo sagomare le cuciture, e questo lo vedremo. Ma altro aspetto importante è che chiaramente non posso avere una doppia lampo, perché utilizzerò per la vestibilità la lampo del nuovo pezzo aggiunto, quindi ho necessità di eliminare o comunque chiudere, perché volendo, se non vi dà fastidio, potremmo anche lasciare tutto così, chiudere con un'impuntura la patta, oppure se vi va potete staccare la lampo totalmente e poi richiudere tutto. Io per una questione di praticità, di tempistica, chiuderò il tutto con un'impuntura. Potreste anche lasciare tutto così, insomma questo va a vostra scelta. La cosa più importante è risagomare il nuovo pezzo tagliato per fare in modo che possa inserirsi nel mio pantalone. Intanto è largo alla base, quindi adesso lo metto a rovescio così vi faccio vedere meglio, lo segno proprio col gesso. È elasticizzato il mio pantalone, è elasticizzato anche il tessuto che aggiungo, quindi immaginate un po' di tirare. Allora, questa è la nuova parte. Come dicevo prima, voglio dare questo effetto di corpetto, per cui lascerò intatta la parte alta, farò in modo di sagomare
la parte, diciamo, del mio busto un po' curvo, perché la vita la sto alzando, quindi il mio punto vita si sposterà più su. Altrettanto faccio dall'altra parte, passando il gesso, come già altre volte vi ho spiegato. Dopodiché non ci resta che cucire alla macchina da cucire, tagliare di più e attaccare, ma questo lo vediamo alla macchina da cucire, il pezzo al mio pantalone. Ci trasferiamo alla macchina da cucire. Come prima cosa, se volete, impunturate la parte del lampo, sagomate con l'impuntura la nuova parte del nostro pantalone. Ultimo step è quello di attaccare la nostra nuova parte di pantalone al vecchio pantalone. Chiaramente stabilite dei punti di riferimento, considerando che c'è una centralità di corrispondenza. Partite proprio da spillare il tutto prima al centro, le cuciture laterali. Altro centro, ricordate, vi ho dato un po' di elasticità perché entrambi sono materiali elastici, quindi la morbidezza dovete riassorbirla. Il consiglio che vi do è quello di cucire non in punta ma nella parte bassa o entrambi. Insomma, allora, se fate solo la parte bassa è proprio per lasciare questa morbidezza, questa libertà di movimento. Se cucite qui invece diventa un po' tutt'uno, quindi su questo tenetevi libere, insomma, di scegliere. Procedo. E prima di vedere il risultato finale, volevo dire che il lavoro, il reshape che ho fatto è una sorta di esasperazione, quindi anche un creare volutamente una tendenza. Però praticamente, per chi volesse invece alzare semplicemente la vita, con lo stesso criterio di tecnica potete fare chiaramente un margine anche più basso, come vi ho fatto vedere all'inizio, attaccare la vecchia cintura di un altro pantalone. Anche per oggi il nostro reshape finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta il video online. Seguitemi sui social, continuate sempre a scrivere, a richiedere, vi rispondo sempre, come vedete, e ricordate sempre: reshape your style.